Due squadre in un momento positivo che si sfidano a 9 giornate dalla fine. In palio i rispettivi obiettivi playoff, che dopo stasera potrebbero anche essere più vicini, ma solo per una. Prima tripla della partita e Davide Casarin. Leggera pressione di Brandon Jefferson. Pericolo pubblico numero uno dichiaratamente in casa veneziana, dove Sims parte fortissimo. Prova a palleggiare Jefferson, ancora molto bene Spissu. Alla fine si separa Brandon Jefferson con i primi due. Tyree alla fine ritrova Jefferson, che si prende il palleggio al resto tiro. E Heidegger prova a rispondere dall'altra parte e arriva la tripla del 18-15. Qui invece un altro in grande fiducia come Brandon Jefferson per Kruslin, che rimpiazza e segna un triplone. Tanto Rajon Tucker deve essere andato sopra il ferro per la prima volta. Fiammeggia il bordo campo del Taliercio. Torna McKinney, Casarin, coppiato con Cappelletti, che se lo cucina il palleggio e va poi a batterlo. Arriva Gentile in corsa, scarico nell'angolo, McKinney è pronto, piedi a posto, 33-29. 90 secondi. Ricezione di Gombol, ancora sotto il ferro. Intanto Gombol riceve una stoppata da top 10 e dall'altra parte Tucker attacca il ferro. Eccola la fiammata di Venezia, che fa meno 6 e obbliga Markovic al time out. Noi in questo momento stiamo esprimendo il nostro miglior pallacanestro, dobbiamo solo continuare così e di non sottovalutare la loro fisicità, che secondo il tempo secondo me cambierà. Qui da 3 punti Amedeo Tessitori segna una gran tripla. Heidegger che si alza e segna la tripla del sorpasso, 47-44. E il palleggio aperto, Spissu accompagna Jefferson, trova Ralampopoulos che parte, torna indietro contro Tessitori, arresto, lo scarico è buono, Diop ha spazio per segnare la tripla del sorpasso. Spissu arriva, Jefferson, triangolo, ci mette una mano Cappelletti, Spissu la prende, trova Sims per la schiacciata sulla linea di fondo. Cappelletti parte e scarica e Tyree con la tripla dall'angolo che vale la parità. Altro possesso delicato psicologicamente in questa partita. Se la tiene contro Casarin, poi fa andare la palla, la riceve profonda e va a segnare ancora con Bolt. Cappelletti fa uscire la palla, con Bolt la prende, Tessitori infilato dal francese che gli tira sotto la spalla. ...3.52 ancora lunga, ma Ralampopoulos raccoglie da terra l'assist di Cappelletti e fa più 7 col libero. Fallo di Spissu. Tucker adesso prende la palla e attacca forte, fa quello che deve fare, 2 punti in fretta. 6-8, 7-4. Tairi cambia mano e alla fine, in allontanamento, trova il canestro del più 8. Finisce qui. Il banco di Sardegna sbanca il Taliercio, 78-71, con una gran partita. Seconda vittoria consecutiva di prestigio per gli uomini di Markovic. We win against Bologna last week. So
So we are in confidence now, and now keep going, keep pushing, keep working out, and step by step, game by game, we have to continue like that in the same way.